Allora, ciao a tutte e tutti. Questo è un incontro speciale, diverso dagli Zoom Club a cui siamo abituati, perché non è un workshop, non è che parliamo, non è che c'è qualcuno che cerca di spiegare o insegnare qualcosa, ma parliamo di quello che è il presente e il futuro del freelance camp, del progetto freelance camp. Probabilmente molti di voi già sanno, Freelance Camp nasce nel 2012 come progetto completamente spontaneo, da un'idea mia di Gianluca e di Miriam, che ha promesso di esserci e quindi sono fiduciosa che fra pochi minuti la vedremo fra noi. Dato che funziona da subito, inizia a crescere e nel giro di un po' di tempo comincia a diventare, insomma, una roba che c'è bisogno di un po' di lavoro per organizzarla. Quindi noi cominciamo a cercare un po' di sponsor e a farla diventare una cosa regolare. A un certo punto, dato che nel frattempo nasce una società, la Digital Update, e questa società comprende me e Gianluca, si decide di comune accordo di delegare tutta la gestione del progetto Freelance Camp alla Digital Update, che in questi anni, diciamo dalla fine del 2018 a oggi, ha portato avanti tutte le attività, anche dal punto di vista amministrativo. Chi di voi si è iscritta a un Freelance Camp negli anni passati o al club ha ricevuto una regolare fattura dalla Digital Update, tutto il supporto da parte degli sponsor è passato attraverso la Digital Update, che a sua volta si è fatta carico anche di tutti i costi, quelli per l'organizzazione degli eventi, il tempo, e l'energia delle persone di Digital Update per lavorare agli eventi e anche le donazioni annuali che abbiamo sempre fatto rigorosamente ogni anno dal 2012 in avanti. E quest'anno, per l'occasione, ricordo a chi non lo sa che abbiamo versato 1.500 euro sul fondo per le vittime dell'alluvione della regione Emilia-Romagna. Quest'anno la Digital Update SRL chiude i battenti per tutta una serie di motivi di cui magari parliamo davanti a un caffè se ne avete voglia, se non me ne frega niente va benissimo così. Entrano col freelance camp, non è Non stato. c'entrano niente col freelance camp e che insomma non sono niente di drammatico, semplicemente No. abbiamo tante volte detto in questi anni, in tanti contesti, le cose si evolvono e ogni tanto bisogna fare, come dire, una check-up di realtà e decidere se un progetto ha dato quello che doveva dare e quindi a un certo punto è tempo di farlo cambiare o di chiuderlo. Chiudendo la SRL, chiaramente ci siamo posti il problema e la responsabilità di dire che cosa facciamo del progetto Freelance Camp che in questi anni abbiamo gestito come una sorta di business unit non profit, che in questo possa confermare, ma come un'attività che eravamo felici di gestire, nel senso che ci teneva in contatto con una community che comunque ha sempre avuto un certo livello di interazione poi con le persone che frequentavano i corsi e poi la scuola di Digital Update. Quindi diciamo, senza l'abbiamo fatto molto volentieri, e però adesso chiudiamo e quindi non possiamo farlo più e quindi ci siamo chiesti che cosa facciamo? Chiudiamo tutto anche così come abbiamo chiuso la scuola, abbiamo chiuso i corsi, chiudiamo anche il freelance camp. Ci sembrava brutto, anche perché non coinvolgeva solamente noi, ma insomma, e per cui abbiamo detto forse la soluzione, la strada da prendere è rafforzare il valore collettivo, diciamo l'impronta collettiva del progetto e trasformarlo in associazione. Un'associazione che all'inizio, soprattutto, e penso anche per un po' di tempo, deve però insomma, avere in sé le energie per lavorare e riuscire a gestirsi con un livello di sbatti molto basso, perché deve essere compatibile appunto col fatto che la portiamo avanti in maniera a questo punto completamente volontaria. E quindi ci abbiamo ragionato su, abbiamo esaminato gli statuti, abbiamo cercato di diciamo, orientarci nella complicata regolamentazione del settore non profit, che oggi è diventato veramente molto molto arduo capire e gestire.
Poi vi racconterò una cosa su una lettura che ho fatto che ho trovato molto interessante, però alla fine insomma, abbiamo costituito, ci siamo costituiti come APS, Associazione di Promozione Sociale, con l'idea di fare un'associazione molto leggera, per essere associazione leggera, per non dover gestire in maniera complicata e troppo onerosa dei bilanci, delle dichiarazioni, eccetera, abbiamo deciso che l'associazione, almeno in questa fase, fa attività solo per i soci. Voi sapete che un'associazione può fare o non fare attività commerciale, noi non vogliamo fare attività commerciale, vogliamo continuare a tenere vivo il progetto nella sua natura di spazio in cui si fa rete, si impara dagli altri, si condividono esperienze, metodi, pratiche, errori e si, diciamo, si creano nascono dei progetti, nascono delle relazioni. Quindi questo non implica la vendita di alcunché a nessuno. Per farlo in questo modo e per non dover gestire in maniera troppo complicata e onerosa tutta la parte amministrativa, è necessario che l'attività comunque dell'associazione sia destinata alle persone che dell'associazione fanno parte. E si fa parte dell'associazione, diciamo, iscrivendosi con una tessera annuale. Con una tessera che, diciamo, in qualche modo prende il testimone di quello che è stato negli ultimi 3 anni il club. Sapete che il club è nato quando nel 2020 ci siamo trovati all'improvviso in lockdown tutti e tutte. All'inizio del 2020 noi avevamo dei grandi progetti. Mi ricordo un incontro che facemmo a fine gennaio. A Bologna c'eravamo io, Gianluca, Miriam, Fabrizio Lisse e un altro po' di persone con l'idea di fare freelance camp in giro per l'Italia, di creare proprio un playbook per poter clonare gli eventi in giro. E questo accadeva tipo il 30 di gennaio del 2020, e quindi poi dopo abbiamo messo da parte l'idea, ma ci siamo posti diciamo, l'obiettivo di tenere comunque i legami, soprattutto in un momento in cui era così importante per tutti e tutte, e quindi abbiamo deciso di iniziare a regolarizzare gli incontri online. Poi, appena è stato possibile, ci siamo anche rivisti dal vivo. Chi di voi c'era ricorderà l'edizione di settembre, la prima che abbiamo fatto in campeggio, però, insomma, abbiamo deciso di trasformare quello che prima era partecipo a un evento e poi resto in contatto e se mi va vengo al prossimo freelance camp in una membership continuativa che in questi 3 anni ha avuto come periodicità quella dell'anno scolastico, passatemi la metafora, quindi dall'inizio di settembre alla fine di agosto. Non era obbligatoria, nel senso che si poteva partecipare ai freelance camp anche senza avere la tessera del club, tranne quello speciale dedicato solo alle persone del club, perché insomma aveva senso fare così. E quest'anno il periodo di validità della membership è stato prolungato fino a fine di settembre, perché quello che doveva essere l'evento per le persone del club doveva essere a maggio, e a maggio qua c'è stata l'alluvione. Quindi abbiamo rimandato, ci siamo visti a settembre, è stato molto bello. E però per poterlo fare, diciamo, abbiamo prorogato di un mese. E nel frattempo avevamo costituito l'APS, lo statuto, per chi lo vuole leggere, è linkato nel sito. Se qualcuna delle persone, del comitato direttivo si va a recuperare il link e lo butta nella chat, potete andarvelo a scaricare anche adesso. Era linkato anche dalla mail, comunque, quella che avete ricevuto. È linkato anche dalla mail, certamente. E quindi adesso l'associazione, diciamo, è partita. Abbiamo fatto, credo che abbiamo finito di fare tutti i trasferimenti di tutta la roba che era di Digital Update a Freelance Camp, quindi abbiamo trasferito il dominio, abbiamo trasferito l'hosting, abbiamo trasferito MailChimp, abbiamo trasferito lo Zoom, quindi vi state collegando sullo Zoom vero del Freelance Camp, non su
quello di Digital Update mascherato da Freelance Camp, abbiamo aperto un conto presso Banca Etica e abbiamo iniziato quindi a raccogliere dal sito le adesioni. In realtà le primissime adesioni le abbiamo raccolte direttamente a settembre a Marina Romea, perché una ventina di persone si sono iscritte direttamente a Marina Romea, pagando in contanti o versandoli sul mio Satispay, sulla fiducia, ma vi garantisco che sono già tutti i soldi che mi avete mandato su Satispay sono già stati spostati sul conto di Banca Etica, perché no, ancora non l'avevamo aperto. Madonna, quanto è complicato fare le cose. E quindi siamo qui e che progetti di base abbiamo per partire? Fare cose che teoricamente dovrebbero iniziare nel 2024, perché chi di voi ha fatto l'iscrizione ha una tessera, diciamo, associativa per il 2024. Però, come succede un po' in tutte le associazioni, sapete che anche se vi iscrivete a una palestra gestita da un'associazione sportiva che sta nell'Endas o nell'Arci o a un corso di ballo dell'Arci, cose di questo genere, fate la tessera a ottobre quando inizia il corso e questa vi vale per l'anno successivo. Quindi diciamo che, come tradizione delle associazioni, apriamo la campagna di iscrizioni nell'autunno per l'anno nuovo e quindi le persone che sono dentro adesso sono a tutti gli effetti soci, cioè hanno i diritti dei soci tranne il diritto di voto che avranno dal 2024. Ma tanto fino al 2024 non ci sarà da votare niente di particolare. Adesso, probabilmente nel 2024 faremo a primavera un'assemblea, la faremo online per l'elezione delle cariche. Adesso le cariche ce le siamo distribuite fra noi soci fondatori. Io sono la presidente per il momento e Io sono il tesoriere. E Angelo è il tesoriere, esatto, e Miriam è la vicepresidente. Ecco, che cosa faremo nel 2024? In realtà già alla fine del 2023 faremo un'edizione online. Faremo un'edizione online perché ci sembra comunque importante, diciamo, fare qualcosa insieme alle persone che già sono dentro. Ci sembra importante dare un incentivo anche alle persone a entrare subito dentro da adesso per tutto il 2024, e quindi ci sarà un freelance camp online, come tutti i freelance camp online. Il venerdì mattina ci si vede presto per prendere il caffè insieme e poi si fanno 3 ore di talk o quelle che servono, e nel frattempo si fanno anche un po' di stanze di chiacchiere, e poi da gennaio iniziamo a fare invece, ricominciamo, riprendiamo a fare gli Zoom Club, cioè i workshop online che insomma, che cercano di portare avanti, di raccontare cose, di spiegare cose, di insegnare, di condividere. Ne abbiamo già in mente un paio, uno sulla sicurezza online, sull'evitare di farsi bucare gli account, evitare di mettere in pericolo i dati propri e i dati dei propri clienti e collaboratori, e uno lo sto pensando io su, diciamo, la cassetta degli attrezzi mentali per lavorare da indipendenti, quindi quello che serve in termini di organizzazione, di anche pianificazione, ma anche di approccio, come dire, psicologico alla gestione del lavoro per conto proprio. E naturalmente poi abbiamo anche un po' di proposte che non siamo riusciti a realizzare gli anni prossimi, e contiamo sulle proposte anche delle persone socie, naturalmente. Come vi dicevo, l'associazione, la PS, nei nostri progetti non venderà niente se non fare delle cose per le persone socie, e queste cose saranno eventi online, occasioni di incontro dal vivo, quindi i freelance camp. Sicuramente ci sarà un freelance camp, un freelance camping in Romagna. Decideremo insieme all'inizio dell'anno prossimo se andiamo meglio a farlo a maggio
o a settembre, meteo permettendo, chiaramente. E poi vorremmo anche che ci fossero dei freelance camp locali, quindi diciamo che il nucleo organizzativo dell'associazione c'è per dare supporto, assistenza, consigli e presenza alle persone socie che vogliono organizzare degli eventi nei posti dove vivono, dove stanno. E questo ovviamente pensiamo che serva sia al vedersi in posti diversi dal solito, sia anche a portare dentro altre persone. Il finanziamento del tutto sarà costituito dalle quote e dalle occasionali e dalle erogazioni liberali da parte di soggetti che intendano continuare a sostenerci. Abbiamo un discorso aperto con Banca Etica, che molto probabilmente continuerà a essere con noi, e poi vedremo quello che arriverà, nel senso che con questo tipo di prospettiva e lavorando, cercando di organizzarsi in modo snello e contando anche però un po' sulla partecipazione delle persone socie, vorremmo, insomma, che questo ci bastasse per portare avanti le attività, cosa che comunque richiede lavoro, tempo e organizzazione. Infatti, una delle cose che farò io insieme alle altre persone che con me hanno portato avanti i progetti in questi anni, da qui al prossimo evento online, sarà mettere giù in ordine tutte le cose che ci sono da fare quando si fa uno Zoom Club, si organizza un freelance camp online, si organizza un freelance camp in presenza, perché noi abbiamo la memoria storica e insomma, lo facciamo da più di 10 anni, però insomma se dobbiamo c'è bisogno che ogni tanto lo faccia anche qualcun altro, ecco, se no se io devo fare quotidianamente anche tutto il customer care del freelance camp, non duriamo tanto, ve lo dico. Basta, io per il momento smetterei di parlare prima che mi finisca la voce. È stato io. Qualcosa. Intanto è arrivata Miriam. Così se. Oh. Ciao Ciao, Miriam. Brido. Ciao a tutte. Ciao. Oh. Sto litigando con il falegname quando mi sono resa conto che erano ormai più che le 17. Magico mondo dei restauri. Ok. Sì, allora, che dire della. Approfitto di questo passaggio di palla per dire che di tutto credo che la parte più fertile, come dire, sia proprio quella di dare spazio alla possibilità di organizzare freelance camp locali, perché il freelance camp è nato come una cosa che insomma non aveva in quel momento, no, l'ambizione di essere un ritrovo nazionale di freelance. Boh, abbiamo cominciato e detto, beh, facciamo una cosa che all'inizio effettivamente era anche molto insomma, locale, soprattutto nel tipo di relazioni che ha attivato, no? Poi il cerchio delle relazioni si è andato ampliando e anche geograficamente ci siamo spostati. Però davvero venendo, insomma, da questa esperienza qui, penso che uno dei passaggi più interessanti sia che tutti i soci possano farsi promotori di un freelance, dire che succede insomma, in Veneto. Adesso vedo Fabiana, no? È un freelance camp che invece avviene, non lo so, a Bologna. Più piccolini, non necessariamente devono essere una cosa gigantesca, però insomma anche la maturazione di come funzionano le relazioni sui social network, adesso io almeno parlo per me, no? Ma penso che si possa in parte condividere. Ci divertiamo anche di più quando poi ci ritroviamo in nuclei che sono di persona e che ci permettono di rinsaldare anche le persone che abbiamo più vicino, ecco, con cui magari è anche più facile collaborare, per esempio, oppure insomma, con cui è più facile andarsi a prendere un caffè, in teoria, poi insomma, non sempre succede, no, Fabiana? Esatto, noi ci rincorriamo da qualche mese, ma ok. Ecco, quindi insomma, se posso dire qual è il mio auspicio da qua a un anno, è dire ok, ci sono stati 5, 10 piccoli freelance camp, uno a Bologna, uno a Treviso, uno, non lo so, insomma, in giro per l'Italia e la community cresce così, quindi cresce per tanti nuclei che si attivano e non solo per uno grande che porta avanti, no? Tutto quello che diciamo che viene organizzato. Ecco. Io aggiungo solo
quello che diceva Alessandra prima e anche da Miriam, non dobbiamo per forza, cioè, secondo me questa associazione, ma anche questa idea vive anche dal basso, no? Quindi non dovete, chi vuole organizzare cose non deve pensare, oddio, ma non posso rifare una roba tipo il campeggio, perché vi assicuro che c'è parecchio lavoro dietro. Però per fare un pomeriggio in location che magari voi conoscete, co-working, anche posti più istituzionali o anche fatti in collaborazione con enti o territoriali, locali, eccetera, possono essere comunque delle buone occasioni, no? Cioè, pomeriggio, speech e aperitivo, cioè non è che dobbiamo fare sempre tutto, no? Cioè, ecco, noi abbiamo provato varie volte a fare, siamo anche riusciti, aspetta Se invece ha che fatto il sento una pagamento voce, rapidamente, non ti accorgi che non ti non so se sbarri sono il io, ma sento conto. una voce strana. Abbiamo provato ovviamente e sono anche riusciti alcuni parecchio bene, siamo andati a Lecce, ho la memoria, anche siamo stati in Prato, Toscana, a Roma. Prato, cioè Roma, Roma, Madonna, Roma, magari in altri posti tipo la Lombardia non siamo mai stati, però cioè, il concetto è quello di, voglio dire, il freelance camp siete voi, però insomma, cioè, da parte nostra, di chi diciamo ha pensato ma ha anche capito un po' come organizzare le cose, anche diciamo la disponibilità da parte dei soci e delle socie di un marchio che ha un suo stile, ha una sua reputation, ha una sua linea, secondo me può essere interessante, no? Quindi gradate magari un aperitivo a freelance camp. Ovviamente ci sono due o tre paletti, insomma, da mantenere, ma questo con consiglio, diciamo, direttivo nei limiti del buon senso, penso che non sia, insomma, non sia mai un problema, ecco. Quindi anch'io, insomma, famoso freelance camp Veneto, che è sempre stato I la cosa che Dolomiti. sembrava lì, poi è arrivato il COVID, anche l'altro, io mi aspetto di vederlo, sarei molto curioso, ma non solo. Sì, quello che Però diciamo che se anche sulla parte online, al di là delle cose che ha detto Alessandra, che sta già pensando, cioè qualcuno vuole porre una propria esperienza, eccetera, in piedi, ecco, cioè. L'idea è appunto sempre stata quella della condivisione di esperienze, no? Una volta mi insegni tu qualcosa, l'altra volta lo insegno io, o comunque ne parlo in modo che ne possiamo parlare. Giustamente. Terza cosa, più stiamo meglio è, ovviamente, tanto siamo ancora in numeri più che gestibili, quindi se volete creare o anche dei piccoli nuclei locali o comunque fare un po' di passaparola, come diceva prima, mi sembra, insomma, male, male non fa, anche per eventualmente aiutarvi a organizzare cose locali. Come abbiamo detto, non abbiamo fatto una cosa commerciale, perché già fare una PS è stato quasi come fare un'altra società, quindi anche no, quindi non possiamo fare bar o spillatrici di birre, però sì, insomma, fare cose di soci che siano nell'ambito formativo culturale, anche sì, come appunto è in fondo anche il freelance camping, diciamo, che ci sarà anche prossimo. Questo è quanto, insomma, per me. Forse il nostro tesoriere Michela vuole dire qualcosa, Silvia. Ascoltando Gianluca e Miriam, a me è tornata in mente un po' la struttura dei meetup. Io ne seguo qualcuno di ambito tecnologico, quindi secondo me potrebbe essere una forma
da utilizzare, soprattutto se si vuole diffondere il verbo a livello locale. Quindi, insomma, comunque la piattaforma del Meetup ha una certa visibilità. Se uno fa una ricerca in ambito locale, c'è più possibilità di saltare fuori piuttosto che basandosi sul semplice passaparola, per cui forse potrebbe essere uno strumento che possiamo Dici usare. come proprio tecnologico, proprio come Meetup, come tool o in senso lato? No, come tecnologico, cioè il La forma. sito meetup.com Ah, ok. permette di organizzare degli incontri, dare una certa visibilità, quindi magari, non so, pensare di fare un account Freelance Camp che poi organizza, cioè non, in realtà non organizza, diciamo, fra virgolette, sponsorizza le varie iniziative locali, per cui se qualcuno ha voglia di organizzare un incontro locale, si può usare la piattaforma del Meetup come mezzo di promozione, diciamo. È un'idea, eh? Poi dopo magari la No, studiamo no. meglio. Assolutamente Dal punto di vista, sì. sono molto, cioè, quello che fino adesso abbiamo fatto è stato sempre raccogliere le iscrizioni agli eventi sul sito, ma perché fino adesso era sempre possibile venire all'evento senza far parte di. Nel momento in cui decidiamo che facciamo attività, diciamo, per i soci o comunque di promozione dell'associazione, in realtà se si organizzano degli eventi locali, doverli gestire sul sito diventa più una complicazione che altro, per cui se il Meetup funziona come piattaforma può andare benissimo e poi dopo, quando si è all'evento, se si vuole entrare nell'associazione, ci si può o iscrivere direttamente o iscriversi direttamente dal sito e va benissimo. Insomma, quello che può fare invece il nucleo organizzativo centrale è intanto continuare a usare la newsletter e per tenere le fila, dare evidenza e comunicare alle persone, sia soci che no. E poi anche, diciamo, mantenere nel sito tutto quello che si riesce a produrre in termini di contenuti. Qualche eco? Cosa anche volevo dire? Ovviamente nel sito restano tutte quelle che sono le attività online. Per i soci, quindi gli Zoom Club, quelli che adesso abbiamo chiamato Zoom Club e penso che per un po' continueremo a chiamarli così, e restano nell'area riservata dove al momento li può vedere chiunque sia stato anche in passato nel club. E a breve, diciamo dal 2024, entro il 2024, quella sarà una parte accessibile a chi ha una membership attiva in quel momento. Lo dico, insomma, tanto quelle persone che sono qui, diciamo a occhio, gran parte di voi ho visto i vostri nomi nella posta quando sono arrivate le vostre iscrizioni, anzi ve ne ringrazio, o vi eravate iscritti a Marina Romea. Però ecco, lo dico perché così si sappia, insomma, cosa c'è per i soci che non c'è per i non soci. Ci sono gli incontri online e c'è quello che continueremo a offrire come opportunità, ad esempio il Networking Corner, se riusciremo a svilupparlo, abbiamo un po' di idee in testa, e non ci limitiamo, diciamo, non limitiamo i nostri utenti a questo, nel senso ci potranno venire delle altre idee, vi potranno venire delle altre idee, le faremo, anche perché comunque, diciamo che la linea base dei costi non è altissima, quindi con un numero ragionevole di iscrizioni, quelli che sono i costi vivi ineliminabili, le piattaforme e la gestione amministrativo-contabile del tutto, li dovremmo riuscire a coprire tranquillamente. Quello che viene in più, beh, lo potremmo utilizzare per creare delle opportunità per i soci, magari per ingaggiare docenti o persone che ci fanno fare delle esperienze specifiche che sono al di fuori della nostra rete e che non che ci sembra interessante proporre alle persone socie o boh, chissà.
magari decidiamo, boh, che semplicemente che ci compriamo la maglietta per tutti. Boh, vediamo, decidiamolo insieme. Patrizia, mi sembrava avesse alzato una mano prima. Sì, allora finalmente veramente ti posso chiamare collega, perché sono anch'io presidente, come sai, di un'associazione, quindi diciamo ne conosco ormai, io dal 2017 gestisco IAD Italia, questa associazione che raccoglie appunto le imprese alimentari domestiche, quindi in questi anni devo dire ho maturato proprio un'esperienza sulla gestione di un'associazione con tutti gli aspetti positivi, negativi, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo aspetto spero di riuscire a darvi una mano perché appunto so che cosa vuol dire. E per quanto riguarda diciamo gli eventi locali, io chiaramente su Roma mi rendo assolutamente disponibile. Io tra l'altro organizzerò, mi auguro di riuscirci perché col Covid mi erano partiti tutti i piani, questa volta io vorrei organizzare finalmente il primo camp dedicato invece all'associazione mia, appunto alla IAD Italia, e non sai mai che effettivamente dal punto di vista diciamo dei freelance, sono tutte delle freelance perché hanno tutte partita IVA le mie, le chiamo al femminile scusate ma perché nel 99% sono donne, qualche socio ce l'abbiamo ma... E quindi in realtà, diciamo, forse anche un tratto comune da questo punto di vista sicuramente ce l'abbiamo. Io mi auguro. Veniamo e poi voi preparate da mangiare. Assolutamente. Perché no? Quindi dicevo, io in primavera, probabilmente dopo Pasqua, riesco a fare questo primo incontro. Chiaramente, che ho organizzato una cosa di una giornata, essendo la prima, diciamo, la prima edizione anche per me. Non voglio fare una cosa, capito, a fuochi d'artificio perché insomma è meglio andare fare un passetto per volta, inutile voler esagerare dal primo giro. Però saremo ospitati nella sede di Facebook, che anche questo sicuramente ci può essere di aiuto. Quindi, ripeto, se c'è anche da parte vostra l'idea o comunque così, io su Roma mi rendo disponibile, vediamo insomma se lo ritenete utile, opportuno, insomma non lo so, ecco. Ne possiamo ragionare insieme molto volentieri perché per me freelance camp in generale, anche se non sono riuscita a partecipare a tutti, né a quelli fisici né a quelli online, cioè io appena ho visto ho detto clicca, ho cliccato subito, anzi mi sono un po' arrabbiata che non riuscivo a fare l'abbonamento oggi, non so, mi veniva fuori questo messaggio strano. Comunque ho fatto il bonifico. Comunque tu manda i soldi al no, al Satispedi Alessandra, vedrai. No, no, sto No, scherzando. no, 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 chiaramente. basta, basta, Tranquilli, basta. tranquilli, insomma, no, insomma, c'è un rapporto ormai veramente, soprattutto ci tengo a dirlo, visto che ci siete tutti, veramente di grande stima, prima di tutto, su tutto quello che voi avete sempre fatto e organizzato. Quindi per me siete un po' una scuola, veramente, comunque anche dal punto di vista professionale. E vi stimo moltissimo, quindi figuriamoci, riuscire a diciamo, dare un contributo, ma molto molto volentieri. Anche scambiarci diciamo, le esperienze sul discorso gestione associazione. E come hai detto Gianluca, non è tanto diverso alla fine che gestire un'azienda. Cioè, e io all'inizio non me ne ero resa conto, confesso, nonostante tutti i miei anni di esperienza in azienda. Pensavo che l'associazione fosse easy peasy e ho scoperto che non è affatto easy peasy. A O maggior almeno ragione non è più così, non è adesso, più così. esatto, a maggior ragione adesso, guarda, io è da stamattina che sto litigando con questa cosa, il RUNTS, questo, quello, vabbè, non voglio ovviamente entrare nei dettagli, però insomma, non è così banale. Diciamo che a parte il discorso, diciamo, partita IVA, fatturazione cosa, ma dal punto di vista della gestione non cambia da un'azienda. Questo ve lo posso garantire già da adesso. Niente, volevo solo dire questo poi. Spero che ci Grazie. sia Una più notizia buona e qualcuno. una cattiva. Si può fare un freelance camp a Roma, ma saranno un sacco di grane. Ma io sono abituata ormai a gestire anche le grane. Quindi... Tesoriere. diciamo l'aspetto positivo su Roma è che se riusciamo magari, se a voi dovesse andare bene, per esempio la sede di Facebook, ecco, Facebook ha la sede gratuita per eventi che abbiano una certa particolarità, che è quella Il poi della binario, dici? diffusione, Sì. esatto, il binario, sì, ma immagino che lo conosciate assolutamente. Tra l'altro ci invitarono proprio a raccontare l'esperienza della community del freelance camp Esatto, quindi quando insomma, stavano lanciando i gruppi.
Esatto. È vero, è vero. Se c'è, io ormai insomma ho abbastanza contatto ormai quotidiano perché sto organizzando appunto il mio, quindi loro quando si tratta di qualcosa di comunque digitale, così loro sono sempre molto disponibili. Insomma, se lo ritenete una buona idea, possiamo sicuramente pensarci, insomma. Direi che mi pare che potrebbe essere anche in linea in realtà, no? Poi è comodo perché Binario F, come sapete, è sopra stazione Termini, per cui tra l'altro qualcuno che dovesse arrivare, diciamo, da fuori, adesso non dico magari da altre regioni, perché no? Ma comunque anche dalla zona che arriva dai Castelli, da Rieti o da altre cose, sicuramente arriva alla stazione Termini, non deve fare niente, non deve prendere mezzi, che l'incubo di Roma sono i trasporti, lo sappiamo, cioè deve salire al piano superiore della stazione Termini e trova Binario F, quindi direi che anche dal punto di vista, diciamo, logistico è di aiuto. Mi fermo perché ok. Ci sono altre domande o ovviamente non vengano, anche curiosità come funziona, come potrebbe funzionare, chi vanno i soldi, posso spoilerare, tutte le persone possono devolvere anche quando chiudono. Dai, Silvia, di qualcosa. Proposte di tema per l'edizione online di dicembre. Non necessariamente adesso, ma ce le scrivete. Perché se c'è un tema, abbiamo fatto quella international, abbiamo fatto quello sulla sostenibilità, abbiamo fatto quello sul lavoro da remoto, la prima che abbiamo fatto. Ma ci Quello piacerebbe trovare international e quello dei soldi. E quello dei soldi, sì. quello international, che secondo me era molto bello. Quindi prima della call for speaker abbiamo la call for topic, for main topic, e quindi fatevi, insomma, pensateci un pochino e mandate, non volevamo fare, cioè, a un certo punto è uscito un'ipotesi, la facciamo sull'associazione, ma basta, cioè, non è che ci vogliamo vedere per parlare di noi, per parlarci addosso come associazione, vogliamo parlare di qualcosa che ci interessa a tutte e tutti, quindi insomma, poi adesso ci pensiamo anche noi, però se avete dei Scusa, temi. qualcosa adesso generico, ma sull'intelligenza artificiale che si capisce, non si sa dove va, non so in che termini, intendiamoci, però vedo che è una cosa che da una parte mette paura, tutti ne parlano, ma poi le persone che veramente capiscono qualche cosa sono poche. Non lo so, la butto lì, ma mi è venuto in mente così. Non prendiamo e ci ragioniamo. Cioè, bisogna ragionarci perché è Sì, questa così è generica, ci sono chiaramente. anche tanti eventi, ma siamo proprio in modalità brainstorming. Ma Però sai, ripeto. perché pensavo in realtà proprio in relazione al discorso del freelance, ma come attività, perché un conto è magari utilizzarla all'interno di una struttura aziendale dove c'è un organigramma con delle persone, quando invece ci si trova di fronte a persone che magari sono da sole. Pensano che basti mettere dentro tre cose, dentro chat OpenAI e magicamente si risolvono i problemi. Non funziona esattamente così. Quindi, insomma, molte mi scrivono per esempio, oddio, ma allora io non potrò più lavorare perché scrivo, no? Tipicamente i social media manager che mi scrivono a volte su queste cose qua, dice il mio lavoro allora è finito, cioè, sai queste osservazioni un po', cioè, No, è chiaro il no, tema quei e classici anche la sua argomenti che... importanza. Ecco, il punto è, non vogliamo comunque, cioè il Freelance Camp è un evento in cui troviamo un tema su cui le persone che ci sono possono portare dei contributi e Esatto. crea una, diciamo,
una discussione, un racconto, una condivisione a più voci. Il tema dell'intelligenza artificiale, a parte il fatto che è molto usato, ecco, non vorrei né trasformarlo in una conferenza o in un corso, che ce ne sono di migliaia, meno buoni, alcuni ottimi, veramente, e poi però neanche fare delle cose improvvisate. Quindi è uno spunto interessante, lavoriamoci sopra, se ne arrivano altri ci ragioniamo. No, bisognerebbe capire eventualmente quello, inserirlo in quale tema, dove, ecco, sì. Una cosa specifica, non parlare in generale di che cos'è, perché così è quello molto... non serve a nessuno, diciamocelo. Bisognerebbe entrare in qualche... però non mi viene in mente in questo momento così. No, ma ripeto, no, è una... cioè, l'ho lanciata non per avere una risposta, una proposta adesso, ma per dire comunque ciò che facciamo come associazione lo decidiamo e lo facciamo insieme. Quindi siamo aperti alle vostre proposte, i luoghi per parlarne sono... vabbè, la mail one to one, ma in realtà poi c'è il gruppo Facebook, vogliamo aprire un gruppo LinkedIn, io sono sempre un pochino restia ad aprire troppi troppi fronti, ecco, però possiamo parlare anche di questo, io non ho problemi. Il gruppo WhatsApp, il gruppo Facebook, cosa? Per favore, no. No, il gruppo WhatsApp no. Il gruppo WhatsApp no, ti rifiuto. Questo la Presidente pone il veto. La tua dittatura illuminata dice che il gruppo WhatsApp. No, esatto. Però, insomma, in questo momento sicuramente il gruppo Facebook c'è, quindi, come dire, la discussione la possiamo portare avanti molto volentieri anche lì. E... mettetevelo nei preferiti dei gruppi, insomma, usatelo. Esatto, e basta, insomma, io non ho l'ambizione di tenermi qua fino alle 6:30, quindi possiamo per una volta stare diciamo, sotto l'ora. Sì, diciamo che quello che volevamo dirvi, insomma, penso che almeno abbiamo detto, il comitato è direttivo, ma non per ambizioni di potere, ma perché... ci serve per fondare un'associazione, quelli che la fondano devono anche fare, diciamo, no? Quindi se volete organizzare liste, sommosse, colpi di Stato per le prossime elezioni democratiche dell'associazione, siete liberi di farlo, insomma. Le cariche sono contente. Perché siano rivoluzioni non armate, vanno benissimo. Le cariche sono contente. Bisogna prima iscriversi. Sì, esatto, bisogna iscriversi, esatto, per avere diritto esatto. Di voto attivo e passivo, naturalmente, però le cariche sono contendibili, non è un'associazione in cui abbiamo fatto l'associazione perché tanto comunque le persone che la guideranno saremo sempre noi. No, non è così, abbiamo fatto l'associazione per fare l'associazione, anche perché, questo l'ho detto anche a Marina Romea, io sono molto volentieri nel gruppo delle persone che hanno aiutato questa transizione e adesso fanno sì che le cose, che il passaggio sia senza problemi e che le cose funzionino. Non è detto che voglia essere il fulcro del freelance camp per sempre, anche perché io non sono più freelance, cioè io sono un'imprenditrice, quindi io non sono più freelance, quindi voglio dire, è una carica onoraria questo essere. E invece ti toccherà, ti staccherà come Mattarella. Vabbè, il secondo mandato è un conto, però ecco, anch'io come Mattarella, anch'io come il presidente, c'ho certo una punto certa, dire, so che mi volete bene quasi come a Mattarella, però ecco, a un certo punto anch'io mi vorrò riposare. E quindi, insomma, più le persone entrano dentro anche agli aspetti organizzativi e di gestione, e meglio le cose funzionano, ed è anche molto divertente, io vi assicuro, insomma, mi avete dato tante soddisfazioni in questi anni. Secondo me si può anche sfruttare anche questi momenti o comunque tutti i canali per chi non si è iscritto o per chi magari giustamente non era magari al freelance camp di settembre e ha delle domande, perché magari diamo anche un po' per scontato il fatto che si sappia come funziona un'associazione o quello che, no,
come funzionano certe situazioni, oppure si vogliono approfondire certe cose. Quindi i canali sono da una parte aperti anche per approfondire, insomma, questi aspetti qui, no? Per chiarire magari dei dubbi o oltre che per dare dei suggerimenti, insomma. Se invece avete già deciso, basta andare sul sito, c'è la possibilità di. Ci sono un sacco di Grande. persone che l'hanno fatto proprio in contemporanea, eh? Comunque sono grazie, grazie tanto, davvero. E no, Infatti ci c'è stato sono un un sacco naturalmente, di più, no, diciamo, più persone si iscrivono, più siamo anche appetibili, no, per degli sponsor che poi ci consentono di fare anche cose anche in grande, quindi insomma è un circolo, ovviamente è un circolo virtuoso, non è solo così, non è Certo. cioè, ha un senso, insomma, sostenere facendo, diventando soci e soci. Ma certo, poi sponsorship può anche volere dire magari dare accesso a una bella location, come può essere appunto il binario Certo. di Termini, ma anche ad esempio l'anno scorso il Museo del Tessuto a Prato è stata chi c'era, insomma, è stata una cosa veramente bellissima fare il Friends Camp lì. Ecco, quindi diciamo i modi per sostenere l'associazione sono tanti, possono essere l'erogazione liberale, ma possono anche essere ti metto a disposizione un posto bello dove fare un evento, quindi va benissimo. Sui gadget sapete che siamo sempre stati un po' snob, nel senso che abbiamo un'etica di cercare di ridurre il più possibile lo spreco e le robe, i ciaffi Spreco. inutili. Però, Però insomma. se volete, se una lista dell'elezione vuole fare la maglietta, io voto per quella lista. Ma No, sì, la maglietta la usiamo, ecco. La leggendaria palla antistress, quella invece, per no. favore, quella no. No. Va Va bene. bene, dai, io direi che lasciamo andare, dai. Però Grazie. ci lasciamo, ok? Beh, con un appuntamento dove, prima di tutto, perché secondo me queste cose vanno un po' alimentate per esperienza. Allora, il prossimo appuntamento virtuale è il 1 dicembre alle lezioni online. In queste settimane vi manderemo delle newsletter. Appena abbiamo definito un calendario, vi diremo anche quali saranno i primissimi appuntamenti online del 2024 e poi, secondo me, insomma, se escono fuori delle proposte di eventi in presenza, la newsletter è lì apposta, la newsletter, il gruppo e tutti gli altri nostri canali sono lì apposta per diffonderli e se useremo anche la piattaforma Meetup, tanto meglio. Però diciamo, non ho date per appuntamenti in presenza in questo Ah, momento, certo. perché mi sembra un po' presto, ma quello online è il 1 dicembre, venerdì mattina. Ok? A prestissimo. Perfetto. Ciao. 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 Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Grazie, ciao. Ciao. Bye.